Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Michele De Nora. Indirizzo manutenzione e assistenza tecnica, elettronica, impianti e programmazione per un titolo di studio spendibile anche sul nostro territorio. Diploma di qualifica in operatore elettronico dopo soli 3 anni. Istituto Michele De Nora, via Lago Passarello 3, Altamura, 080 311 83 56. Il nostro impegno per il tuo futuro. Scuola San Francesco ad Altamura, si stanno inaugurando alcune sezioni per quanto riguarda il progetto Scuola senza zaino. Ne parliamo con la dirigente scolastica. Sono con la preside Pasqua Loviglio per una scuola senza zaino, la prima scuola in rete ad Altamura nazionale. La rete nazionale senza zaino. Sì, siamo tanti gli istituti che appartengono alla rete nazionale, siamo 100. Ad Altamura siamo i primi, ma in Puglia cresce, i risultati sono eccellenti. Come funziona? Ecco, senza zaino perché? Perché iniziamo dal perché non hanno più lo zaino, ma hanno una sacca dove i bimbi portano a casa l'essenziale, quello che serve per il pomeriggio, perché tutto avviene in aula. Lo spazio aula è uno spazio strutturato, non ci sono più i banchi monoposto, non c'è più la cattedra, ci sono le isole, ci sono i tavoli con il materiale dove i bambini condividono, quindi alla base c'è la cooperazione, la condivisione, ecco perché scuola senza zaino per una scuola comunità, c'è la comunità. Infatti i valori pedagogici del metodo sono proprio 3, l'ospitalità, la responsabilità e la comunità. Diamo spazio alle procedure, quelli che aiutano il bimbo ad essere autonomo. I bimbi mettono a scuola la divisa, il grembiulino, non lo mettono a casa, proprio perché devono, iniziamo da questa autonomia, dall'autonomia operativa. Sono con la dottoressa Lucrezia Stellacci, un esempio per quanto riguarda la scuola italiana, una grande presenza qui ad Altamura. I ragazzi protagonisti della scuola. Perfetto, finalmente i ragazzi al centro della organizzazione della classe, prima ancora che al centro della didattica. Cioè l'organizzazione è sempre stata funzionale ad una buona didattica, l'organizzazione tradizionale non riesce più a stimolare una buona didattica. Sono con la dottoressa Pietro Paolo per quanto riguarda una domanda che ci viene spontanea, che è quella la Puglia, oltre ad Altamura, quali sono le altre città pugliesi che hanno aderito a questo progetto? Sono attualmente 11 scuole, quando dico scuole dico istituzioni scolastiche perché poi i plessi sono molti di più. Alcune scuole hanno la scuola dell'infanzia, la primaria e la media. Diciamo che sono concentrate fra Taranto e Bari, dove abbiamo più istituzioni a Taranto, poi Massafra, Frastate, San Giorgio Ionico. Nella zona di Bari c'è la città di Bari, e poi Altamura, l'anno prossimo ci sarà un'altra scuola ad Altamura, poi Valenzano, Adelfia, poi c'è una scuola di Brindisi, una di Lecce, quindi oramai la Puglia, dopo la Toscana, che è la regione dove senza zaino è nata, è la seconda regione d'Italia dove si sta veramente espandendo in maniera molto rapida, molto interessante, con risultati veramente importanti. Sì. Ne parliamo con una mamma, che cosa ne pensa di questa iniziativa? È abbastanza coinvolgente perché coinvolge anche i genitori, in primis i bambini, vengono coinvolti nei lavori, in tutti i lavori che loro fanno, sono autonomi. La cosa importante è che sono molto autonomi. Bambini protagonisti della classe, della scuola, una scuola aperta, lei che cosa ne pensa? Beh, sono molto contenta anche perché era una scatola, come si dice, una sorpresa insomma, perché è una prima esperienza e tutto quanto. Ero un po', voglio dire, titubante, però ho ascoltato il mio cuore e quindi ho detto,
aderiamo. Il fatto che i bambini mettano il grembiule a scuola, già questo è un sintomo di autonomia, no? Secondo lei? Sì, perché a casa approfittano comunque del nostro appoggio, del nostro aiuto, invece qui fanno tutti da solo, tutto da solo, sì, in modo autonomo, e quindi va bene così, sono molto contenta. Assessore Angela Greco, allora, questa iniziativa Scuola Senza Zaino, prima ad Altamura per quanto riguarda la scuola San Francesco d'Assisi, cosa ne pensa e come si pone l'amministrazione? Il progetto è davvero encomiabile, in primo luogo perché le insegnanti e la dirigente hanno avuto il coraggio di osare. Si parla di una scuola innovativa, si parla di un nuovo metodo scolastico, e la condivisione del materiale, la condivisione delle idee, e i risultati di questo metodo sicuramente li vedremo negli anni, quando ci troveremo di fronte dei ragazzi consapevoli di quello che stanno facendo. L'amministrazione non può che supportare queste iniziative, tutte le iniziative legate a questo progetto. Noi l'abbiamo ascoltato anche dal sindaco, le parole del sindaco si evinceva che l'amministrazione è aperta alla scuola aperta.